ragazzi, devo mangiare. Ragazzi, ho fame, scusate un attimo. Fatto solo colazione. Ma porca miseria! Ciao ragazzi, come avreste capito? Cominciamo bene! Taglio tutto! Ciao ragazzi, come avrete capito dal titolo, questa è una giornata speciale perché siamo arrivati finalmente a Milano e siamo con la nostra Lavinia e Simo. Ciao ragazze! Siamo arrivati a casa di Lavinia, tra poco mangiamo. E qua c'è la Simo. Lavinia. Ciao ragazzi, ho voluto prendere le sembianze di Alessia, anche se non sono Alessia. Comunque, eccola qui. Siamo a casa di Lavinia. Sono emozionatissima perché per la prima volta ci siamo incontrate. Ragazze, è fantastico. Manca solamente Virginia qui. Che arriva stasera. Virgi, muoviti. Adesso noi andiamo a mangiare. Così. Ci siamo prese le piadine, eccole qua. La tua con me, Simo? Con... Non me la ricordo più. Questa speck. È la mia. Cosa c'è? Speck, per esempio. Io mangio tutto, ragazze, basta che sia roba italiana, perché roba tedesca per 5 giorni non ne voglio vedere. Nemmeno io. Nemmeno tu. In alto il made in Italy. Quindi, pollice in su per il made in Italy. Adesso noi andiamo a mangiare e ci vediamo dopo. Ciao. Ciao, ragazze. Dai, inizia tu. Facciamo un mini assaggio. Adesso mi dice sempre. Devo prendere questo. Sì, che cos'è? Allora, cosa ci assaggiate oggi? Non lo so, sono cingomme. Sono cingomme. Dici che sono cingomme. Al melone. Sanno di estate. Che fa male. Ah, di anguria. Il sapore della cingomma. Con la 5, quella là, la 5, sì, esatto. La 5 di prezzo. Voglio vedere il vostro coraggio perché ho già l'ho mangiata. Ti piace? Mi fa tornare bambina quando mangiavo le Big Bubble. Eccola, si presenta in questa forma, quella di cocco. Dai, ora che ci avviciniamo all'estate. Vai. C'è il sapore di lui. Basta! Cin cin. 3, 2, 1. Giura? Ah, siete riusciti a romperla, non vale, dovete provarla tutta intera. Non mi scendera. Lo so. Tu sì, ma Simo ha barato. Vero, sembra così. Vedi me. Allora, com'è? Allora, il... La mia espressione coincide con quella di Alessia. Buona. Non si muove, è scioccato. Come ti piace? Buonissima. Cingomma. È orribile perché è troppo dolciastra, secondo me. È dolcissima. Adesso è salata. E c'è una cosa. È come amara. Salata. C'è una cosa amara. Sembra salata questo. Si immaginava l'estate, giustamente. Esatto, no, guarda. Una bibita del melone nel campo. Adesso mi fanno male i denti. Ecco, anche a me è successo perché è troppo grande. Solo un bambino ce la farebbe, che ancora deve cambiare i denti. Qualcosa è troppo ghiacciato. L'ho presa davvero. Ma presente quando bevi la bevanda ghiacciata? Mm-hmm. E mi fa quella strana sensazione di denti. Capisco le zampe. Luna, vieni. No, ci sono rimasto veramente troppo male. All'inizio è buono. Sono rimasto malissimo. Perché non è buono, chi lo piace a me? Albre mai. Melon mai. Siamo preparate un po' per andare in giro in attesa di andare al Cosmo proprio domani. Ci andiamo un po' a informare pure con i mesi treni, non lo so, facciamo sì, un po'. Ragazzi, c'è un piccolo grande problema. Domani ci sarà lo sciopero dei mezzi, quindi bisogna un pochettino organizzarsi. Dobbiamo un po' vedere. Poi dobbiamo lasciare. No, dobbiamo andare a lasciare Simonetta al. All'outlet del dolce. Siamo
siamo arrivati quasi a Corso Buenos Aires e Simo ha visto Sephora. Oddio. E ci stiamo andando un attimo. Abbiamo portato Simo all'outlet dolciario. Ragazzi, è importante. Sta impazzendo. Oddio, questo non è gay. Oppure c'è questo. Ditemi voi cosa prendo. Tanto quant'è? 99 centesimi. Questo è 99. Simo, un bel uova di Pasqua. Oddio. Rosso che porta bene. Sì, ma sto rimanendo male, come me lo porto io? Questo è l'Int. Con la scioglievolezza. La scioglievolezza dei metro cioccolatie L'Int. Buongiorno ragazze, oggi è giornata speciale. Innanzitutto il gruppo si è riunito. Ecco qua, abbiamo con noi Virginia che si sta ritoccando. Ciao Virginia. Noi siamo adesso a Milano, alla stazione centrale, stiamo aspettando il treno. Nel frattempo io mi son preso un espresso, cioè dopo parecchio tempo mi sono presa. L'italiana che torna in Italia e ha le sue voglie, non un è tutte quante. Il mio ciuffo alla Nina Williams. Troppo fighe siamo, ecco qua. Adesso aspettiamo un attimino e poi prendiamo questo benedettissimo treno. E ci riposiamo la schiena. È partita. Siamo vediamo l'ora di arrivare. Siamo riusciti finalmente a prendere il treno. Finalmente siamo in viaggio per Bologna. C'è Virginia concentrata. Lavinia. Si mette comoda. Mentre tra poco mangiamo qualcosa perché sta io sto svenendo. Quindi ora mangiamo qualcosa e ci vediamo al cosmo. Salve ragazze, eccoci qua, adesso siamo in treno che stiamo proseguendo verso Bologna. Qui al mio fianco c'è Simonetta con gli ultimi ritocchi. Ciao ragazze, siamo stanche morte qua. Quelli stai applicando? Allora, oggi ho voluto applicare innanzitutto la matita dell'Alter, la conoscete già, è quella vinacea, la numero 4 Rosewood. E come rossetto voglio applicare questo qua, ed è della vecchia collezione della Essence Natalizia. C'è la vita quello con sì. Io invece ho applicato il Girl About Town di MAC. Adesso vi passo Alessia che vi fa vedere il suo. E io oggi ho All Fired Up di MAC. C'è Virginia che invece c'è cosa c'è? C'è Wine Room di Wet n Wild. Tipo questo, se ora lo trovo me lo prendo pure io. Che dicevi? Stavo dicendo che è facilmente che abbiamo e si può sbagliare facilmente perché hanno un sito di Virginia alla veglia. Raccontiamo del terrore vissuto in treno qualche minuto fa. Cosa? Il terrore vissuto in treno qualche minuto fa. Poco fa siamo entrati in galleria e nel frattempo stava passando, diciamo, possiamo chiamarla zingara? Sì, la chiamiamo la zingara che lasciava i bigliettini per le offerte, diciamo. Nel frattempo, quando questa ha lasciato il bigliettino, siamo entrati in galleria e qua si è oscurato tutto completamente. E quella si è rimasta ferma lì, noi con le borse strette così, Virginia che si è attaccata tipo seppia al braccio, poverina. Il treno non passa, altro terrore, questo è il treno del terrore. La vigna come ride. Ah ragazze, poi uno state vedere manca mai. Voglio vedere il magico specchietto. Dobbiamo sempre questo è il magico specchietto. Il magico specchietto di vieni. L'acqua bio di Simonetta. Vieni. Questa è tedesca. The sky. Ragazzi, ciao, ragazzi, siamo arrivati a Bologna finalmente. Siamo in questo tunnel di Raccoon City. Non ce la facciamo più, io ho bisogno di andare in bagno. Da quante ore che siamo alzate? Dalle 6. Attenzione. Con due ore di sonno. Due, contate. Due. Noi siamo usciti di casa. Ho bisogno di un bagno. Ci stiamo andando. Siamo nel tunnel di Raccoon City di Resident Evil. Sì, chissà c'è qualche zombie in giro. Eccola! Che cosa? Zombie!
ragazzi, siamo finalmente arrivati. Finalmente siamo arrivati. È un'emozione grandissima. Finalmente, siamo stanchissime, non vediamo l'ora di andarcene. No. Solo 2 ore di sonno solo per venire qua. Ve ne rendete conto? Allucinante. I wanna take the bus today and read a book along the way. And never mind the place I'm going to, that's the thing I wanna do. Take you on the ride, leave my BlackBerry aside. You wanna watch a moving picture show? That's fine, let's go. The standard blue, they're always asking what you do. You never got the time to take it slow, always got some place to go. Round its circle roads, through its bends and folds. I'd rather watch the moonbeams in the sky this clear July. Them our goodbye and stay over is careless and free until till we get back down to earth. Play like it was our destiny until till we get back down to earth. Stay over is careless and free until qua ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa avventura, siamo stanchissime ma entusiasti. Allora ragazzi, eccoci qui alla fine della nostra avventura di oggi, stanche esauste, intenti a fare selfie, tantissime, abbiamo camminato tantissimo, siamo veramente contentissime di questa nostra e unica avventura. Ovviamente non siamo uscite a mani vuote, signore. Ma l'abbiamo fatto vedere molto perché appena siamo entrati ci siamo fatte prendere subito dall'entusiasmo del momento. Esatto, siamo partite, esatto. Siamo entrate in gruppo, poi a un certo punto si è formata una ragnatela perché tantissimi. Chi andava misteri. Di qua, chi andava di là? Una cosa bellissima. Ragazzi, io penso che il mio sogno si sia avverato. Per me era questo, andare con voi. Sì. È stato questo. Andiamo dopo perché Fabio Mazzo. Eccoci qua ragazze, bene, siamo arrivate nel quartiere cinese di Milano. Il quartiere cinese, ragazze. Siamo a Chinatown, ragazze. La prima cosa che abbiamo pensato è di mangiarci qualcosa. Ecco qua, le ragazze stanno già mangiando. Ciao ragazzi. Sto mangiando questa crepe. È molto particolare, che riviene delle frittelle, della carne di manzo, del prezzemolo, è buonissima. E poi mettono la loro salsina dolce, potete scegliere anche piccante, ed è fatta con l'uovo. È molto molto particolare, non la fanno tutti i cinesi qua a Milano. Devo dire che è veramente buonissima, non mi aspettavo di una prelibatezza così squisita, veramente sono piena di rossetta. Qua sotto, bella cagata. Virgì, cosa ti sembra? Come ti è piaciuta la tua vecchia? La crepe. È buonissima. Buonissima. E poi abbiamo deciso di fare il bis non con la crepe, ma con i ravioli. Ecco qua. Carne, vabbè, maiale questa manzo. È la mia ancora. Questi qui sono vegetariani, poi il mio sono a base di carne di manzo e quelli di Lavina invece sono a base di carne di maiale. Vi faremo sapere dopo comunque. Bene ragazzi, sono le 9:15 e noi ci stiamo incamminando per tornare a casa di Lavinia. Ragazze, io ho fame, voi? Anche noi, tantissimo. Sì, sì. Se ci
sinceramente, guardate, io mi stavo drogando, i negozi stavano diventando una droga per noi, non se ne poteva più. Una Siamo cosa assurda. Facile per lo shopping. Guardate. Poi abbiamo fatto la spesa. Stasera prepariamo i pitoni. Spiega un po' cosa sono i pitoni. I pitoni sono i serpenti. Sono famosi a Messina, quindi in Sicilia. Sarebbero come dei panzerotti fritti. E quello tradizionale si fa con scarola, acciuga, pomodoro e formaggio filante. Mi sa che il video sta uscendo. Si può mettere anche uno più piccante. Comunque lo facciamo poi anche come alternativa. Aspetta, non viene la parola. Con il prosciutto, i funghi, tipo boscaiolo. E poi l'abbiamo pensato alla norma anche. Con la melanzana e il pomodoro. Abbiamo Fermi che è rosso. Tipo sono buonissimi, possiamo fare fritti. Speriamo che siano buoni. Comunque, vediamo un pochettino come escono. Io sono proprio curiosa di assaggiare. Mi sta uscendo l'anella. Però avevo deciso anche con gli arancini, ma visto che loro lo conoscono, ho detto facciamo il pitone che non l'hanno mai mangiato. Certo. E quindi sì. Buono. Siamo andati a Chinatown e tipo, insomma, abbiamo fatto un po' di spese. Quindi abbiamo preso i coniglietti. Poi dopo vi faremo vedere. Anche i noci, che la Simo non li può proprio. E la prima cosa che abbiamo comprato è il secchio. L'anellino nel naso. Guardate, non si trova da nessuna parte. Ho cercato dappertutto, io l'unico posto in cui l'ho trovato è stata a Chinatown, quindi non, siccome non abbiamo voluto bucarci il naso, preferiamo qualcosa di più finto. Abbiamo preso otto. Bene, in questo momento sto assaggiando una sostanza. Oh, tutto. Una pietanza che non ho mai provato. Grazie. Grazie. Grazie mille. Nel frattempo sono arrivate cose buonissime. Stiamo assaggiando in questo momento i gnocchi giapponesi, sono sì. Cinesi. No, cinesi. Diamo la mettono. Guarda questa con la benzina. Questa è la wasabi, non mangiarlo. Ah no, lasciamelo da parte per me che ne mangio molto il wasabi. Ma perché? Buonissimo. È brutto. Ragazze, fidatevi. Siete qua. Io ho preso un sushi però senza pesce crudo e con l'avvocato, perché vado pazza per l'avvocato. Pure io, solo con sushi. È buono. Ciao ragazze, missione Chinatown completata.